uno spazio riempito di fumo nel quale i corpi dei performers appaiono e scompaiono. Moreno Solinas, Igor Urzelai, Smoke, voi dite, non ha una storia, non c'è un racconto che lo spettatore deve comprendere. Diciamo come il lavoro, è nato, sì, è nato da un desiderio di riflettere sull'idea della presenza e dell'assenza, quindi del perdere, del perdersi, per cui no, non abbiamo iniziato da una storia ma appunto da una suggestione. I performers, il fumo e lo spettatore. Il teatro questa sera qui a San Sepolcro, il Teatro della Misericordia, era un luogo di esperienza condivisa dove anche lo spettatore si trovava coinvolto, quasi come se fosse in scena. Sì, un po' l'idea del fumo è anche rendere l'aria, diciamo, più tangibile, più concreta, nel senso di una cosa che ci interessa tantissimo come creatori è l'idea di come il teatro è un punto di incontro, come si condivide uno stesso spazio di creare esperienze, e attraverso questo fumo, gli odori, tutto quello che stiamo sviluppando, l'idea è poter creare uno spettacolo in cui lo spettatore si sente anche al centro di questa esperienza. Perché il fumo avvolge voi che siete sulla scena, ma arriva anche a noi e quindi cambia le regole del gioco sia per voi che per noi. Sì, insomma, una delle cose che ci ha affascinato dal fumo è che riduce il principale senso che mettiamo in gioco in teatro, che è il senso della vista. Quindi la sfida a livello di creazione è quello di rimuovere la vista senza che l'esperienza diventi, senza che rappresenti una frustrazione, ma piuttosto un'occasione per mettere in risalto altri sensi o l'immaginazione del pubblico. Sì, la percezione, cioè poi il battere dei talloni e dei piedi sul pavimento, ci sono le vostre voci, c'è questa ricerca della percezione. Sì, c'è sicuramente a livello coreografico, nel movimento, e c'è anche nel lavoro dei nostri collaboratori, il compositore con cui lavoriamo, la persona che ha fatto il disegno luci, collaboriamo per la prima volta con un profumiere che creerà degli odori che diventeranno parte del fumo e di conseguenza diventeranno parte dell'esperienza per il pubblico. I tre performance questa sera seguivano delle traiettorie che però non si incontravano, non c'è stato, almeno io non ho visto contatto fra i tre. Non c'era contatto fisico, no. Oggi abbiamo voluto sperimentare, diciamo, come essere assieme senza cercare quel contatto fisico, come continuiamo a essere parte dello stesso mondo, fare parte di noi stessi, gli uni gli altri, però senza cercare quel contatto, anche un po' come per amplificare quel senso dell'assenza, del mancarci gli uni agli altri. Mancarsi gli uni gli altri, come si dice? Grazie. Ecco. Alla fine rimane solo il fumo, voi uscite di scena, rimane il fumo, noi spettatori insieme al fumo, l'energia mi è sembrata la stessa, come quando voi eravate lì in scena a muovermi, a fare le traiettorie. Sì, diciamo, c'è la nostra idea era che i performer, i danzatori in qualche modo spariscano, vengano inghiottiti da questo fumo e che ci sia questo spazio, questo tempo per il pubblico, in modo che il pubblico possa in qualche modo processare a livello mentale, a livello emotivo quello che è successo, e sia un momento per ciascun membro del pubblico per essere semplicemente presenti in questo spazio di cui non vedi più i confini.